Ti ringrazio veramente. Vai. Me la posso prendere questa? La recupero? Sì, sì. Grazie. Grazie. Grazie caro Grazzini per aver avuto questa... Sì, certo. No, se non ci vediamo. Un attimo di sedere, così anche per lei che ha avuto una giornata. No, ma certo. Possiamo interpellarla. Dobbiamo mandarla, mandiamo a lei la stessa cosa. È un po'. Possiamo fare quando facciamo queste feste. Sarebbe opportuno. Opportuno, così abbiamo già la parte dove possiamo mandare i soldi a lei, che vanno a finire in mani buone, perché tante volte se non mandiamo soldi non sappiamo dove vanno a finire. Purtroppo è una cosa... È la solita storia. La solita cosa, Lei ha la via diretta per arrivare... È la solita storia. Sì, posso darle in mano più o meno... Sicuro? Sì, più o meno, sicuro, come il mio quasi di prima. No, in una televisione berlinese ho sentito una sua dichiarazione, non so se si tratta di una gaffa diplomatica oppure di una prova di sincerità. Ha detto che l'Orso d'Oro di Berlino non è un Oscar, però... Gli attribuisce insomma l'importanza che potrebbe avere. Non credo l'abbia detto bene. Assolutamente, anzi, o c'è stata una traduzione imprecisa. Il più ambito della mia carriera e sarà tra i miei due Oscar, lo metterò un video. Le casse piene. E chissà, i Donatelli ma sono veramente d'oro. Parliamo con Carlo perché lui è interessante. Se volete teniamo un segreto, io assolutamente. Ma noi pensavamo... Io sono il vostro umile servitore. No, cosa farei senza la crema? Come Arlecchino, No, noi però avevamo avuto dei dubbi nel darle molta pubblicità. Bene, pensate voi e fatemi sapere. Forse è anche una cosa che è giusto che resti legata agli italiani. Io credo di più mi dato in questo. Ma io non sono un premio. È un premio che si chiama Marco, come il gioco. Me lo date a me? No. Quante cose vuole, basta. È d'oro. L'abbiamo dato in questo. Sono placcato. Questo è l'artista, è una cosa molto bella. Bellissimo. Il signor Pin e qui l'hanno sporcato. Allora, questo rappresenta il simbolo di Berlino, è una donna violino, c'è le forme del violino così, una cosa molto elegante perché è vero a Berlino, specie dei bambini che camminano in biciclette con il violino a tre cose, è una cosa fantastica. C'è la musica. E questa sì, no, è una cosa sintetica con queste cose. È una struttura veramente molto bella, è bellino. Il nome dei critici è il nome degli incontri berlinesi di il nastro d'argento di Berlino. Allora, grazie tanto. Noi vorremmo averla sociale onoraria. Grazie. Ci potrei, sarebbe una cosa bella. Una foto alla stretta di mano. Questa è un'iniziativa che è nata proprio spontaneamente, senza nessun intervento. Questo premio qua? Sì. Ma l'avete dato prima a me? Sì. O l'avete dato ad altri? No, io parlo sempre con lui perché so che lui dice la verità. Io no, invece. È esclusivo. Allora, questo è la prima volta che viene a lei. Anch'io. Bacio! La foto, grazie.
carta. Ecco, però è una tradizione, ecco, no? Tradizione è una tradizione che quando uno riceve... Deve dare i baci. Cosa fa? No, fate baci. Io non vorrei fare nessun discorso, vorrei soltanto dirle quanto siamo felici che lei sia qui con noi questa sera e quanto siamo felici di vedere come i berlinesi hanno reagito. Io faccio il console generale, vedere che per un'italiana così illustre che ha dato tanto come arte al nostro paese, veramente io le sono grato sul piano personale, oltre che su quello ufficiale. Grazie, veramente di cuore. Un'oliva, la vuoi? No, no, grazie. Sì. Napoli dentro di me non mi lascerà mai più, mai, nelle reazioni, nel modo di vita, nel modo di pensare, nel modo di curare i miei figli, nel modo di portare avanti la mia famiglia. Napoli, io sono Napoli, non può essere un'altra cosa così. Nelle indiscrezioni di un albergo di Amburgo che l'ha ospitato per 2 mesi tanti anni fa quando lì girava un film, non so se lo ricorda. Ho letto che lì ha preteso che uno dei due bagni della sua suite si trasformasse in cucina per preparare la porzione quotidiana di spaghetti. A questo è possibile. L'ha fatto? L'ho fatto. Sì. Interessante. Sì, molto l'ho bello. Fatto. Sì, questo l'ho fatto. È una brava cuoca anche. Però lo usavo soltanto come cucina. Chiaro. Sì, verissimo. A casa, questo l'ho fatto anche in Russia. Ah sì? Sofia,